Ciao a tutti, benvenuti. In questo breve video darò qualche spiegazione a livello visivo di quel che è stato detto nel video precedente in cui ho presentato delle slide. Mi avete scritto veramente in tanti riguardo alla respirazione, ancora questo mito della respirazione addominale pura, del gonfiare la pancia. Mi avete scritto in tanti chiedendomi come mettere in avanti la voce, quindi il focus della voce. Cercherò di illustrarvi sul corpo proprio quello che ho detto nelle slide. Il nostro diaframma potete pensarlo come una sorta di vassoio, una piccola pompa, diciamo, che scende quando noi inspiriamo e poi risale quando noi espiriamo. E questo è fisiologico, oppure potete pensare a una sorta di velo che si abbassa quando prendiamo aria e poi si rialza quando noi espiriamo, quando la nostra aria esce. Detto questo, vediamo di capire la respirazione costo-diaframmatica come e perché, e la respirazione addominale pura come e perché. Quella addominale pura io la consiglio per le terapie olistiche e nell'ambito della medicina energetica, perché ha un suo perché, ma non è adatta al canto. Bisogna saper fare una respirazione adeguata a quello che noi stiamo facendo. Quindi noi in questo caso trattiamo la voce e il canto e sappiamo che il nostro diaframma si deve abbassare e aprire, le nostre costole si devono aprire, il nostro torace si deve dilatare morbidamente e avere una grande capienza. Vi faccio vedere fisicamente, mi sposto un attimo con questa sedia. Allora, immaginiamo, così mi vedete, il nostro diaframma è qui, dicevo, come mi sposto un pochino più qua, così mi vedete, il nostro diaframma in inspirazione fa questo movimento e in espirazione fa questo. Quindi questo movimento si abbassa e poi quando espiro si abbassa e si alza. Detto questo, è importante nella respirazione rilassare il plesso solare in modo tale che il diaframma si abbassi. Ma un conto è fare una respirazione solo con l'addome, come appunto viene detto tante volte, e succede questo: il diaframma si abbassa, ma noi gonfiamo solo la pancia, questa zona, addirittura la zona bassa del pube, dicono, e il nostro torace dobbiamo cercare di non alzarlo. Mi raccomando, viene detto non alzare il petto. Vi faccio vedere in questo modo: il diaframma si abbassa e non so se si vede, ma si crea una sorta di pancia, perché i muscoli addominali si rilassano. Noi sappiamo, come vi ho detto nelle slide, che il nostro torace è sopra i nostri polmoni. Non pensate che arrivino qui, come tanti pensano, alle ultime costole. I nostri polmoni stanno all'incirca nella parte anteriore, qui abbiamo il diaframma e quindi stanno sopra la linea, diciamo, del petto. Questo è importante perché quando inspiriamo per il canto dobbiamo cercare di avere la massima capienza, dei polmoni, la massima capienza della gabbia toracica, quindi lasciare che il diaframma si abbassi, ma sia la parte superiore che si amplia in questo modo, quindi diaframma abbassato, ma non prolasso la pancia in avanti, semplicemente penso, lascio morbido qui il diaframma, penso eventualmente al mio fiato che scende morbido, il mio diaframma si abbassa, si stabilizza e poi continuo a respirare aprendo il mio torace nella parte appunto superiore, perché il nostro torace è qui, non è qui. Questa è la differenza detta in soldoni. Respirazione addominale pura è semplicemente abbasso il mio diaframma e gonfio la pancia. Respirazione adatta, a mio avviso, per quella che è la mia esperienza, è fondamentale. Il mio diaframma lascio che si abbassi, però mi concentro appunto sulla parte superiore del torace che si deve aprire. Detto questo, spero di avervi fatto capire. Sono due poli semplicemente, alto-basso. Nella respirazione addominale pura, noi lasciamo che il diaframma si abbassa, ma gonfiamo la pancia, facciamo un bel pancione, ma non ci serve per il canto questo. Viceversa, noi utilizziamo soprattutto il diaframma e i 2/3 dei polmoni, diciamo, e anche la parte alta comunque, perché è naturale, la gabbia toracica è qui. Quindi noi, se vogliamo cantare bene, dobbiamo, a mio avviso, ripeto, per quella che è la mia metodologia, quello che io ho appreso, utilizzare la gabbia toracica, quindi no.
Pancia, lasciate stare la pancia, concentratevi sui polmoni. L'idea del diaframma che si abbassa non va confusa con la pancia che si gonfia. Questa è una cosa che è importante che capiate. Sì, il diaframma che si abbassa, però a questo movimento bisogna poi abbinare l'altro movimento di espandere tutto il torace. Naturalmente il petto un pochino si eleva. Un conto è fare questo premendo in dentro la pancia, come sapete, un conto è abbassare il diaframma e dilatare tutto il torace, che a mio avviso è più corretto. Riguardo al focus vocale, vi ho fatto un'immagine nelle slide dicendovi appunto di concentrarvi come se aveste un triangolino qui formato la base ai lati degli occhi, simpaticamente, diciamo visivamente, un puntino qui e un dito sopra, insomma, le sopracciglia, come se aveste un triangolino qui. Il focus della voce può essere pensato in questo modo. Come arrivarci? Ci sono tante strategie, tanti esercizi. Una delle strategie che vi consiglio per iniziare a sperimentarlo, ma seguiti ovviamente da un insegnante, è quello dell'idea dello starnuto, come ho detto in altri video, di soffiare il naso e di pensare che il vostro suono viene lasciato in questo modo. La HN, ad esempio, vi aiuta perché con la H lascio uscire aria dal naso, quindi aria finalmente che esce, suono fuori, e N mi posiziona naturalmente il suono in avanti. Poi, una volta che io ho concentrato la mia voce, l'ho sentita con appositi esercizi e vocalizzi, l'ho sentita concentrata in questa sorta di triangolino, allora poi posso inserire tutte le vocali, portare avanti tutta la voce. E così via. Va bene, spero il video vi sia stato utile. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!